De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Un approccio strano, una partita strana, un primo quarto quasi irreale, perché se io ti dicessi che non abbiamo difeso non è vero, ti dicessi che abbiamo preso dei tiri forzati non è vero. Ha preso dei tiri, non si è mai segnato mai, ci guardavamo scoraggiati, senza fiducia, senza insomma non si è capito molto che cosa stavamo facendo, era una partita ovattata, sembrava così, però non mi rende minimamente contento, soprattutto mi impaurisce molto perché noi non possiamo permetterci di andare sotto di 12 in questa maniera così senza colpo ferire. Quindi questa è una cosa sicuramente da parlarne con i giocatori, è giusto che ne facciamo due parole in spogliatoio, è giusto che io gli spieghi e i più vecchi spieghino ai giovani com'è l'approccio ai playoff, cosa sarà, cosa si ritroveranno e che tutta la squadra si troverà ad affrontare un quarto di finale sicuramente molto difficile. C'è da mettere a posto tutto, c'è da capire anche il valore della partita di Trento, se noi siamo terzi oppure se possiamo ambire a una seconda posizione, però ecco, diciamo che di oggi ci portiamo a casa la contentezza di aver fatto 30 minuti, perlomeno 25-26 di buon livello, contro una squadra che è proprio il contrario di quello che siamo noi, cioè una squadra molto grande, senza playmaker, senza guardia, oppure col playmaker, ma senza la guardia, il playmaker aggiunto e l'ala piccola, molto molto grandi, che cambiavano il sistematico su tutti, ci hanno messo in difficoltà. Ecco, io sono arrabbiato, sono un po' infastidito per il primo quarto perché non si è capito bene cosa è successo e un po' mi è dispiaciuto invece, lo farò molto presente alla squadra, che sul più 12 una partita in casa l'abbiamo giocata come se fosse già vinta e invece quando tu giochi soprattutto i derby e comunque con una squadra così, ecco, molti sembrava che fosse normale che noi dovessimo vincere la partita, io invece credo che Caserta sia una buona squadra, credo che Caserta abbia dei giocatori comunque di grande esperienza, di giocarne una secca può veramente metterti in difficoltà.